8 l'appuntamento è per Napoli-Fiorentina e sarà ancora una giornata di festa per Napoli, festa in realtà che forse non si è mai fermata, la festa Scudetto. Allora ci colleghiamo in diretta con la nostra corrispondente Gaia Bozza, che vedo anche in compagnia del prefetto di Napoli. Buongiorno. Sì, buongiorno, la festa non si è mai fermata, come potete intuire dai suoni che forse sentite in questo momento. Piazza Trieste e Trento si sta riempiendo di nuovo, così come piazza del Plebiscito. Io sono con il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, che ringrazio e saluto, la ringrazio per la disponibilità e le chiedo subito come siete organizzati per oggi. Oggi abbiamo rimodulato un attimo il piano che avevamo messo in atto giovedì scorso e anche l'altra domenica, facendo confluire il dispositivo prevalentemente su fuori grotta. Ci saranno comunque dispositivi nelle piazze principali, ma non abbiamo attuato quei blocchi che erano stati attuati la volta scorsa. Il motivo di questa decisione? Perché pensiamo che gran parte della festa si svolgerà all'interno dello stadio e quindi la maggior parte del dispositivo sarà in quella zona. Qual è l'impressione di questi giorni da prefetto della città di Napoli e da tifoso della squadra? Ma ormai siamo in festa da una decina di giorni continuata, senza soste, e vedere tanta gente, tanti tifosi napoletani ma anche turisti gioire per questo momento è per noi anche un motivo di entusiasmo. È una festa continua, lo ha ribadito anche lei. Come vi state organizzando per questa possibilità che le persone possano e vogliano continuare a scendere in piazza per festeggiare fino alla festa ufficiale, che a quanto pare sarà il 4 giugno prossimo? Ma l'organizzazione è più o meno similare, se si fa eccezione a quello ai varchi. Per tutto il resto, diciamo, i dispositivi sono pressoché identici. Per quanto riguarda la festa finale, concorderemo subito dopo, diciamo, la giornata di oggi. Per lei com'è andata fin qui? Penso che il giudizio non lo debba dare io, però sono convinto, insomma, nel vedere, diciamo, l'organizzazione che c'è stata, e colgo l'occasione per ringraziare tutte le forze dell'ordine, l'organizzazione della protezione civile, perché ritengo che abbiamo cercato di assicurare, anche attraverso la chiusura, perché ho visto tanta gente, tante famiglie e tanti ragazzi gioire per strada. Bene, io ringrazio ancora una volta il prefetto di Napoli, intanto i festeggiamenti già incalzano, per il momento è tutto, a te. Grazie Gaia, a più tardi. Allora,